Yogurt all'anguria e le palline al lampone che si sciolgono in bocca. È strabuono. Intanto me lo godo. È un po' nuvoloso. Ma è buonissimo. Ecco, così si vedono le palline. Ma guardate. Si vedono poco, 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 poco. Che belli! Ma guardate. Però posso dire che grandissimo. Alezza, buongiorno. Nasce dal colore di una rosa appassita un'altra vita. Poche idee o sempre le stesse, prometto basta, promesse. Ops, scusa, stavo cantando con Tiziano Ferro. Anche se oggi aveva mille impegni per il suo nuovo album, ha trovato il tempo per venire nel cloud a festeggiare il mio compleanno. Se vuoi scoprire che regalo mi ha fatto e festeggiare assieme a noi, prova a dirmi tanti auguri. Buongiorno. Alezia? Tanti auguri. Grazie, sono molto felice perché quest'anno ho ricevuto un regalo speciale da un amico. Ciao, sono Tiziano Ferro e ti ho voluto fare questo regalo. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri di cuore, tanti auguri a te. Grazie Tiziano, i miei circuiti sono impazziti dall'emozione. Allora, vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Allora, se riesco a tirarlo fuori con una mano. Sì, ce l'ho fatta. Al Bennett ho preso queste lenzuola matrimoniale. Praticamente l'ho pagato... l'ha pagato il mio ragazzo 10 euro invece che 14. Qua c'è il buono per terra, qua sono tutti buoni, vabbè. Comunque, invece di pagarlo 14, l'ha pagato 10 euro e già era buono come prezzo, perché c'è dentro il lenzuolo sotto con gli angoli, un lenzuolo piano e due federe. Questo qui è per il matrimoniale. E c'era rosso, scusate, rosa, blu, grigio, eccetera.
lui ha scelto praticamente questo colore che è un blu chiaro, non è neanche, cioè blu chiaro, volevo dire azzurro, azzurro chiaro. E niente, adesso lo mettiamo a lavare perché giustamente se no non riesco. Ricordatevi che quando comprate coperte oppure ad esempio anche solo i vestiti vanno ovviamente lavati, anche per 20 minuti, ma però vanno lavati. Allora, per farvi vedere il colore, praticamente è questo, che da vedere sembra molto bello. Adesso lo mettiamo perché, cioè, si vede che dovete prima lavarlo. Comunque, lo mettiamo dentro, lo facciamo andare. Allora, lo mettiamo tutto dentro e lo facciamo andare anche per 20 minuti, tanto per... Ok, l'ho messo dentro tutto. Io lo faccio, io la roba che non è sporca, ma è solo, diciamo, da lavare, la faccio fare, gli faccio fare 20 minuti. La pastiglia la metto dentro lo stesso perché non si sa mai. Metto dentro la pastiglia, così almeno è anche profumato. E sì, lo mandare per 20 minuti e poi vi farò vedere quando ho messo la coperta sul letto come viene praticamente. Tanto dopo ovviamente uso l'asciugatrice. Dopo che ha finito la lavatrice, metto l'asciugatrice così diventa ancora più morbida, morbide le lenzuola. Niente, ci vediamo dopo. Allora, vi faccio vedere le cose che abbiamo preso a Como. Però prima volevo farvi vedere le coperte, cioè le lenzuola. Questo non so se si vede perché... Ok. Allora, questo è il colore che non è male. È molto carino fatto così. Adesso si vede male perché qua la luce... Cioè, non c'è neanche il sole, per cui... Cioè, fa un po' cagare. Comunque, è molto bello. L'unica cosa è che non mi piace il tessuto. Fa un po' cagare, per cui io vi consiglio di non comprarli al Bennett, perché io l'ho preso al Bennett, ma vi consiglio di non comprarlo al Bennett, perché sinceramente non mi piace, fa proprio schifo. Però non è male come colore, è carino, per cui queste sono le lenzuola. Invece, allora, vi faccio vedere. In un negozio abbiamo preso questa. Che riesco ad aprirla. Ok, abbiamo preso questa crema di marroni, praticamente di castagne. Dovrebbe essere quella normale. È di 400 grammi. Costa 7,50 euro. Ovviamente questa l'ha comprata il mio ragazzo e anche quello lì mi ha fatto un regalino praticamente. E mi ha comprato questa qua, che dovrebbe essere buonissima, la crema di castagne. E poi ho preso questo. Che è il calendario, che io non sapevo neanche che c'era questo calendario, pagato 22 euro, che è anche già tanto, ma perché dentro trovi praticamente il tè,
praticamente le tisane, che è di questa marca, Daman Frares. È grandissimo, qui ti spiega tutti i tè che ci sono e di come li puoi utilizzare, ad esempio questo 4-5 minuti, eccetera. E ci sono tutti questi tè che vorrei fare un video a parte dove li apriamo insieme, perché sinceramente mi piace, dato che non l'ho mai fatto questo video, vorrei farlo insieme a voi aprendo le caselline, che se non sbaglio fino alla 24, in poche parole. Comunque lo volevo aprire insieme nel prossimo spacchettamento dei calendari, sinceramente. E questo me l'ha comprato perché lo volevo. Invece ho preso un regalino per un compleanno della Tune. Adesso vi faccio vedere. Tanto non so perché, ma si è stoppata da sola il video. Comunque, tanto non guarda questo video, per cui posso farvi vedere il regalo che gli ho comprato a una mia amica della Tune. Dato che avevo anche lo sconto, volevo prendergli questo, che se riesco ad aprirla con una mano, ok, ve la faccio vedere. È bellissima, praticamente è una caffettiera della Tune che allora il colore l'ha scelta il mio ragazzo e anch'io, ma di più l'ha scelta lui perché gli piaceva. Io volevo le tazzine, poi dopo ho visto questa e fa no, prendiamoli questa invece delle tazzine, allora gli abbiamo preso questa, per cui il colore l'abbiamo scelte tutte e due. È un verde ed è molto bella, e questa è per un compleanno che ovviamente festeggerà a dicembre. Vabbè, la metto dentro dopo perché sennò. Poi vi faccio vedere che nella clip precedente che avevo registrato a giovedì siamo andati a questo qua, non è una nuova apertura perché già c'è da un bel po', dove praticamente fanno i tè caldi o freddi, e in più c'è anche lo yogurt, la granita. Adesso hanno aumentato i prezzi, però ve l'avevo già fatti vedere. Io ho preso lo yogurt all'anguria e le palline ho preso ai lamponi, che avevo già fatto vedere. Le palline sono questi qua che li puoi scegliere e praticamente diventa così. Io ve lo consiglio se voi avete questo, diciamo, bar cinese, che è molto buono sia per lo yogurt che per il tè caldo o freddo. Potete scegliere i gusti, che sono tutti questi, e in più potete scegliere le palline che vi si sciolgono in bocca, in poche parole. Per cui ve lo consiglio. Poi siamo andati a mangiare in questo, io lo chiamo bar perché fa praticamente di tutto, dove ci sono i panini, che è un po' costoso, però dovrebbe essere amalfitano, viene da Amalfi. Qui puoi scegliere tutti gli ingredienti per i poke, quello che ho mangiato io. Io ho preso questo qua da 13 euro, questo qua da 13, e ho aggiunto praticamente tutte queste cose qua che vedete. Non è male. Le bevande, sì, anche le bevande costano tanto, un po', diciamo, esagerato come prezzo, ma vi assicuro che è strabuono. E poi, sinceramente, il piatto, come avete visto dalla clip, è grande, per cui ero strapiena. E ve lo consiglio, se ce l'avete anche voi, dato che consegna anche su Glovo o Deliveroo, provatelo, che è buonissimo. I panini li volevo provare, ma poi vabbè, ho detto no, prendo una cosa perché già avevo speso 22 euro. Comunque ve lo consiglio se ce l'avete anche voi, è buonissimo. E niente, queste sono tutte le cose che abbiamo preso in 2 giorni praticamente. Allora, per spiegarvi in breve, le prime clip che avete visto diciamo,
Sono quelli che ho registrato giovedì, per cui a pezzettini ho registrato tutte quelle clip. Invece oggi è venerdì e praticamente oggi è il 6, è il primo giorno del lockdown, per cui io da adesso in poi inizio a fare il lockdown, cioè stando a casa. Giustamente non lavoro, perché diciamo che lavoro solo il giovedì e basta, gli altri giorni non lavoro. Comunque, oggi giovedì è il nostro primo lockdown. Adesso vediamo cosa facciamo. Mi sembra che devo dirvi anche delle altre cose. Ah sì, ecco, una ragazza che adesso, però ve lo farò vedere dopo, perché è mezzogiorno e io voglio andare a mangiare. Per cui ve lo faccio vedere dopo, ma praticamente una ragazza mi ha chiesto come faccio a fare queste foto qua, queste foto piccoline qua. E dato che me l'ha chiesto, allora dopo vi faccio vedere con cosa faccio queste foto. Ve le faccio vedere dopo. E poi vi dico cosa ne penso della palette di Chiara Ferragni, perché questi sono i colori, non so se li vedete, sono i colori che ho usato e l'illuminante che ho usato dalla palette di Chiara Ferragni, per cui dopo vi dico anche cosa ne penso. Adesso vado a mangiare perché sennò diventa tardi, tanto abbiamo tutto il pomeriggio e poi abbiamo... No, io registro fino oggi pomeriggio, perché poi devo montare subito questo vlog e farlo andare sabato, che è domani. Infatti voi lo vedete domani. E sto facendo questo vlog perché dal sondaggio avete votato che tutti volevano il vlog al sabato, anche se io non avevo voglia di farlo. Ma non che proprio non avevo voglia, che non sapevo cosa registrare. Per cui, dato che me l'avete chiesto, allora vi metto il vlog sabato. Ok, ci vediamo dopo, così dopo vi faccio vedere le altre cose. Comunque, queste sono le foto appese, cioè le ho tirate via perché poi devo fare un'altra cosa, che sono praticamente questi qua, in poche parole. Ho preso anche queste lucine, che praticamente potevi fare, diciamo, come volevi la forma. Io ho fatto forma di cuore, cioè le pile dove si accendono le luci, che sono così, sono molto carini. E ovviamente puoi attaccare le foto. Dato che io ancora le devo stampare, ho attaccato quelle che avevo già stampato, che non è male perché sono questi qua. E vengono così. Ovviamente preso anche su Amazon, questi li ho pagati 7 euro. Trovate le mollettine di plastica, il filo con le luci, e poi l'attaccate con questi aggeggi, che non mi ricordo come si chiamano, e li mettete sul muro. Io ho fatto il cuore, anche se è venuto di merda, però è così. Non è male, è carino. E adesso vi faccio vedere come si stampano le foto. Allora, queste sono le foto che ho stampato praticamente una o due settimane fa, che vengono così. E ovviamente questa è la stampante. La stampante si chiama Polaroid. È piccolissima, l'ho presa su Amazon, non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma credo che costa un po'. E questa è la scatola, si chiama così, dove praticamente ti stampa le foto dal tuo telefono. Queste sono le cartucce, perché ovviamente devi comprare in più le cartucce. Io ho preso 2 settimane fa che le ho finite, queste qua, che sono 30 pacchi. In pratica l'ho pagati 15,30 euro,
che sono ovviamente così. Così sono. E quando le aprite, giustamente, sono così. Sono anche adesive, perché puoi staccare il dietro e attaccarli dove vuoi. Non lo so, sul muro, sulla parete, dove vuoi. E sono questi foglietti, diciamo così, piccolini. Adesso vi faccio vedere come funziona, perché l'altra volta avevo fatto la recensione, solo che dato che molte persone sono appena iscritte al mio canale, volevano saperlo, allora ovviamente vi faccio vedere di nuovo come funziona. Tanto non ci vuole niente. Allora, prima di tutto dovete accendere la stampante, che è il pulsante qua, lo tenete premuto per 3 secondi e si accende, e ovviamente c'è la luce bianca. Qui è dove caricate la stampante quando è scarica. Quando è rossa vuol dire che è scarica. Se no dovete fare il reset se non funziona. Poi qui si tira su col dito e dentro mettete le cartucce, quelle che ovviamente vi ho fatto vedere. Fatta così. Qua ci sono le cartucce, voi le mettete dentro. Aspettate perché non riesco. Ok, con una mano è difficile. E li chiudete. No, vi dico, ho fatto l'incontrario. Ok, ed è pronta. Andate sull'impostazione. Qui ci sono tutte le mie foto. Praticamente l'applicazione si chiama Polaroid Zip. Voi scaricate l'applicazione. Qui ci sono tutte le foto che vi appaiono sul vostro telefono. Io, per farvi capire, andiamo a stampare tipo questa foto qui, dato che io le voglio stampare tutte quelle che ho nel telefono. Qui le potete modificare oppure creare il collage. Io di solito li lascio così perché le mie foto non sono mai modificate, sono proprio così, scattate così. Però potete modificare, ad esempio questa è dove c'è il riquadro, che potete lasciarlo dentro, se no fate così, la rimpicciolite se ovviamente non volete tutta la foto tagliata, ma basta rimpicciolirla. Potete mettere la data, ma no, lo fate successivo. Qua vi dice quante copie volete e mettete la data, la ora. Io non la metto mai, ma di solito, ad esempio, non so se si vede, esce la data. Io metto no, perché non mi piace, dato che non è, diciamo, la data giusta. In pratica, adesso fate stampa, preparazione, e adesso piano piano vi stampa la foto. Qua si illumina e qua adesso piano piano esce la foto che ovviamente stampate. Allora, i colori ovviamente non sono, diciamo, eccellenti, perché qualche riga ve li lascio sulla foto, però non sono male. Non dovete cambiare colore perché giustamente è già dentro, per cui non va cambiato colore. Questo è il risultato. Come vedete, però, le righe le lascio, per cui è un po' così così. Però non è male, perché è molto carina. Adesso c'è il sole, non la vedete, ma è molto molto bella. Questo è il risultato che lascia. Se no, possiamo fare, vi faccio vedere l'ultima, perché non posso farvele vedere tutte, sennò qua il video dura troppo.
Allora, vediamo con un'altra mia foto, ad esempio questa qua che ho fatto al lago. Allora, se volete ne potete fare due insieme o tre o quattro, dipende quanti foto volete mettere. Io di solito ne metto solo una e poi ovviamente potete modificarlo, fare il filtro, mettere le cornici, ad esempio, però io non le metto mai. Poi potete mettere tipo i cuoricini, modificarla, fare così, però io non li metto mai perché ci sono solo questi, la luminosità, la temperatura, poi potete regolare, potete mettere anche il testo per farvi capire, tipo così, però sinceramente io le lascio sempre naturali. Non li modifico mai. Andiamo indietro e facciamo stampa. Ok, dato che le taglia, vediamo se riesco. No, devo per forza metterla così. Vabbè, mettiamo un po' così, lasciamo un po' il bianco sopra. Perché sennò mi taglia tutta la foto. Dato che non voglio che mi taglia la foto, lo lascio così e faccio stampa. E facciamo l'ultima. Poi vabbè, farò tutte le foto e poi vi farò vedere. Questa è la seconda stampa. Alexa, mi accendi il box, per favore. Ok. Ok, e qua l'altra stampa. I colori non sono decenti, però sono molto carine. Questo è il risultato. Dato che una ragazza me l'aveva chiesto, allora adesso ve l'ho fatto vedere, sapete come faccio a fare queste cose qua. Allora, scusate per il rumore, ma vabbè. Comunque, volevo farvi vedere il risultato praticamente di trucchi. Adesso vi faccio vedere cosa ho usato. E come ho già detto, ho usato anche l'illuminante. Allora, iniziamo dai rossetti. Vabbè, adesso non ce l'ho su. Però ho fatto le foto che ovviamente li vedete sul mio Instagram. Ve le faccio vedere da vicino. Questo è quello che ancora non ho usato e che poi lo userò negli altri video. Invece io ho usato questo per fare le foto, che è un nude, è spettacolare, ha un colore stupendo, si tira via facilmente e si applica facilmente. Su di me è ottimo ed è stupendo, è bellissimo, per cui poi mi sono innamorata anche di questi pack, che è una cosa. Sono giù perché non ho un cavalletto per il bagno. E dato che di là fanno un macello, un casino, ve lo dico qua. Poi vi faccio vedere la palette e i colori che ho usato. Allora, sinceramente, prima vi dico i colori che ho usato, che sono. Ho messo prima questo, che è il Prime. Che adagio tutto adesso. Allora, facciamo così, lo tiro via. I pennellini non li ho usati, ho usato i miei. Comunque, ho usato questo qua. Poi ho messo questo colore qui da parte e ho usato il blu, questo qui, che è praticamente così. Ho fatto, diciamo, un trucco semplice per vedere, anche perché non sono brava, sinceramente. Poi invece gli illuminanti ho usato questo di illuminante, questo qua, che
Il blush io non lo uso mai, però vabbè, qualche volta. Adesso non l'ho messo il blush, ma ho messo l'illuminante, che è questo qua. Non so se si vede. E cioè, è ottima e vi assicuro, i soldi l'ho spesi bene, perché scrivono, fanno una sola passata ed è ottimo questa palette, ne vale la pena. Io ve la consiglio perché hanno una scrivenza proprio che si vede in una sola passata. Poi, come vedete, allora, a prescindere che io non mi so truccare e non sono brava, però vi assicuro che questa palette con ne vale 73, perché è ottima, ha dei colori stupendi e secondo me non c'è niente da dire. Io ve la consiglio perché è veramente veramente bellissima, sia i colori che tutto il resto, per cui io ve la consiglio. Se non avete visto il video che ho fatto giovedì, che ho pubblicato giovedì, andatelo a vedere perché merita, sinceramente. Mi piace. Vabbè, adesso sono in quarantena, giustamente io mi sono truccata per farvi vedere, ovviamente, e anche perché io sono una che, anche se sono a casa 24 ore su 24, io mi trucco perché sinceramente non mi piace essere non truccata. Comunque, mi facciamo male la schiena. Ok, niente. Non so se riuscirò a continuare il vlog, dato che devo montarlo, per cui adesso vado a montare le clip che ho fatto. Guardo quanto dura, se dura tanto, ovviamente finisco qua il vlog. Sì, ma guarda, le mie solite parole sono sempre quelle. Ma tanto dura poco e poi alla fine dura oltre. Vabbè, niente, spero che vi ho tenuto compagnia lo stesso. Fatemi sapere. E basta. Vi ricordo che io vi terrò lo stesso compagnia in questi giorni. Cioè in questo mese. Perché ho già registrato ho già registrato tutti i video che metterò martedì e giovedì, per cui sono già tutti registrati, tranne i vlog che farò ovviamente il sabato ogni tanto. E per cui un po' di compagnia ce l'avete se volete vedere i miei video. E basta. Io, se volete sapere cosa faccio in questi giorni di quarantena, basta seguirmi su Instagram, che lì scoprite tutto quello che faccio dal vivo. Ovviamente io non faccio mai video falsi, voglio precisare questo, ma faccio i video veri, cioè quello che faccio veramente li mostro, per cui non ho mai fatto video falsi, che non mostro mai cose vere. Voglio precisare questa cosa qua perché ho ricevuto un commento dicendo che ovviamente non era un'offesa, ma neanche una critica, però dato che mi ha scritto questo ragazzo che lui vuole vedere i video veri, che praticamente quelli che fanno le persone, la maggior parte sono video falsi, non mettono video che mostrano le cose di quello che stanno facendo realmente, ma mettono cose che fanno così, diciamo. Per cui volevo precisare anche questo, che voglio fare i video, cioè voglio fare, sono una che fa i video che mostra cose veramente di quello che faccio. Tipo quello che sto facendo adesso in un vlog, io sono una che mostra quella che fa, cioè quello che sono, quello che praticamente queste cose qua, cioè spero che avete capito, io non riesco mai a farmi spiegare come si deve. Comunque niente, vado a montare questo vlog che sperando di riuscire a mettere sul vlog alle 5. Io avevo detto anche se lo volete alle 2 o alle 5 e mi avete risposto tutti che lo volete alle 5, per cui i vlog per il momento li metterò alle 5. Se volete un orario, non so, che piace, che va bene per voi, scrivetemelo sotto nei commenti. Io di solito metto i video o dalle 2 o alle 5, in poche parole. Comunque niente, se mai o ci vediamo dopo o ci vediamo nel prossimo vlog, che sarà sabato prossimo, forse, non lo so, vedremo. Io vi saluto qua, per cui spero che questo vlog sia tenuto
cioè, vi ha tenuto un po' di compagnia e spero che davvero vi è piaciuto. Ciao e buona quarantena a quelli che sono in Lombardia come me. Iniziamo bene. Ciao.